state vedendo bene, cioè lo sto gestendo io, ok? Sì, lo sto gestendo io, ok, ragazzi? E siamo sopra le 5700 coppe, ma quando le vedrò io col mio account tutte quelle coppe, porca miseria. Infatti, ragazzi, ovviamente questo account non è il mio, è l'account di Davide, che ovviamente saluto e ringrazio per questa possibilità che mi ha dato per poter registrare col suo account. Sto registrando questo video venerdì, quindi la stagione finisce domenica e dato che lui è partito in vacanza e non può fare la scalata finale, tra virgolette, ha detto: "G, se ti puoi fare due partitelle in un video, falle tranquillamente". E io ovviamente ho accettato, quindi grazie ancora Davide. E se ci vorreste vedere un altro video con mio padre, ragazzi, con mio padre la domenica in famiglia su questo account, ragazzi, penso sia qualcosa di mitico, veramente allucinante. Raggiungiamo i 10.000 like. So che possiamo farcela perché ce l'abbiamo fatta anche altre volte. Quindi 10.000 like e video con questo account con mio padre, veramente sarà il delirio. E dato che l'abbiamo fatto con me, facciamolo anche con mio padre. Un bel hashtag Dai Papà Gigi. E niente, detto questo, vabbè, apriamo il baule omaggio, così magari gli portiamo fortuna. Non lo so, vabbè, due gemme, Orda di Sgherri, mamma mia. Ce l'ha al massimo, cioè molte carte al massimo. Le avevo promesso il video con questo account perché già sapevo che ci potevo registrare. E io, ragazzi, ho visto questi suoi tre deck. Farò la prima partita con questo perché è molto simile al deck che vi ho fatto vedere negli ultimi video col mastino e quella roba lì. Quindi mi fido più di questo deck. Vediamo un po' cosa succede. Cioè, mamma mia, raga. Già ci sta qualcuno e sta guardando. Sicuramente gli farò fare una figuraccia a Davide che voi neanche immaginate. Vabbè. Partiamo col mastino, lui vuole girare il mazzo perché ci gioca subito gli scheletrini. Se farò molto silenzio, ragazzi, è per il semplice fatto che ovviamente dovrò concentrarmi al massimo. Lui qui ci fa immediatamente male. Subito. Subito quella torre. No, vabbè. A metà vita ce l'ha portata. Pensavo peggio addirittura. Pensavo addirittura peggio. E noi di là. No, perché ci ha giocato adesso il mago di ghiaccio e ci sta distraendo il mega sgherro. Però, se ci gioca qualcos'altro. Vabbè, andiamo di fulmine. Andiamo di fulmine. Non far fuori cuccioli lavici. E niente. Vabbè, comunque si vede, si vede. La differenza è abissale la differenza dei giocatori da qui a dove so io a 4400 coppe. Sì, magari 4400, scusatemi. 4000-4100 coppe. Io mi aggiro in quei trofei. Intanto abbiamo 14 spettatori, ha più spettatori lui che di solito io, giusto per farvi capire. E ti mettono la pressione. Io sono abituato a 4-5 spettatori, 18 spettatori ti mettono pressione. Quindi io già sto a 2000 perché, mamma mia, non potete capire. In più ci si mettono gli spettatori. Quindi difendiamoci come prima che può andare abbastanza bene, direi. Stavolta è andata peggio perché ci ha giocato. Sì, ci ha preso la torre, ok. Ciao torre. Ovviamente, ragazzi, il mio obiettivo sarà quello di fare almeno una corona. Almeno una corona, ragazzi. Comunque io adesso sta per partire il minuto finale, direi di partire anche con la mongola. Sicuramente adesso ci giocherà la tornado, sicuramente, con il mago di ghiaccio scontato. Però vedo bene la mongola, no. Purtroppo il mago di ghiaccio ha ittato la mongola, quindi niente. Partiamo col mastino lavico bello davanti. La fulmine quanto leva? Ci sta. Ok, guardate che sfiga. Però il mastino dovrebbe ovviamente bastare, quindi non ci sono dubbi. Mettiamo la lapide bella lì. Mettiamo gli sgherri. Purtroppo lui con questa mossa trascarica e quella roba lì ovviamente ci fa parecchio male. No, non mi fido a giocare nuovamente qualcosa di là. E direi di ripartire da quest'altra parte, ragazzi. Non puntiamo. Oddio, 28 spettatori, neanche ci avevo fatto caso. Neanche ci avevo fatto caso. Vabbè, qui fermiamo un attimino il tutto così. No, 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 no. Ah, no, ho sprecato il mega sgherro, raga. Non ho visto che stava così poca vita il suo domatore. Ok. Pensavo peggio, pensavo nettamente peggio, ragazzi, vi devo dire la verità. Boh, andiamo con una mongolfiera. No, completamente sprecata. Ma si può fare una cosa del genere? La fulmine in difesa, si può fare? Sì, dai, si può fare. Mamma mia, raga, che cosa brutta che ho fatto. La fulmine in difesa, ragazzi. Bruttissima, lo so perfettamente. Ora, giochiamo una lapide qui così. Purtroppo lui con sto domatore del cavolo ci fa male. Ora inizia a giocare anche la. Vabbè, raga, è andata. Però
Ce la siamo quasi giocata, ragazzi. Io direi di continuare con questo deck perché ho paura a provare altri deck. Voglio. Perché è molto simile al deck che sto utilizzando io. Tra l'altro, proprio lui, Davide, me l'aveva consigliato. Solamente che io ho la gelo al posto della fulmine. E al posto degli scheletrini ho qualcos'altro che ora non mi viene in mente. E niente, la prima è andata male, ma pensavo andasse peggio. Adesso abbiamo incontrato un livello 13 come noi. Ok, che ci gioca un moschettiere. Ma io in questi casi che faccio? Vado di mastino? Non lo so, raga, perché. Cioè, si vede proprio che i giocatori sono molto più forti di quando gioco io. Cioè, io gioco proprio sconcentrato quando gioco alle mie coppe. Qui, se ti sconcentri un attimo, tipo prima che ho buttato a caso la fulmine in difesa, cioè, perdi. Ma è ovvio che sia così, ragazzi. Ora, lui lì ha sprecato la scarica, quindi io posso difendermi molto bene con gli scheletri. Purtroppo lì il Mega Sgherro gli è rimasta. Cioè, guardate quanto gli è rimasto il Mega Sgherro. Porca miseria. Qualche hit gliel'abbiamo fatta addirittura anche con gli scheletrini. Così, a caso. Ci viene a prendere con il minatore. Noi fortunatamente abbiamo le frecce. No, non mi va di essere troppo aggressivo, raga. Non mi va di essere troppo aggressivo. Stavo quasi per ripartire con la mongolfiera, ma no, lasciamo stare. Attendiamolo. E vediamo un po' lui cosa gioca. Io adesso ripartirei con il mastino qui dietro. Ah, ho l'estrattore io col mio account. Sì, col mio deck, diciamo. Tra l'altro abbiamo le torri veramente uguali praticamente. Ora, se gli sgherri andassero sul carissimo mastino, mi farebbero un gran favore perché così si distraggono. Ora, il gigante ci sta creando ovviamente dei problemi e non pochi. Qui ripartiamo anche col Mega Sgherro, purtroppo mi sa che ho fatto una cavolata, era meglio se mi tenevo l'elisir e giocavo la fulmine sul moschettiere, perché adesso lui lì col moschettiere io non so come difendermi da questo moschettiere, assolutamente no, è appunto, mannaggia la miseria ragazzi, ripartiamo col mastino, lui qua ci ha preso malissimo la torre, ci riparte giustamente dall'altra parte, vabbè. Allora, noi qui ci possiamo salvare giusto con. Ma dai, ma gli rimane sempre il moschettiere a uno di vita! Ma che cos'è? Che cavolo, raga! Ok. Andiamo di fulmine, lui capirà è qua. Ciao. Ciao, ciao tutto proprio. Ci ha proprio aperto in due. Ci ha aperto in due. Però siamo riusciti nuovamente a fare una corona, ragazzi. Ci siamo riusciti nuovamente. Ok, vabbè, capirai, sì, ciao. Addio, addio, amici, addio, addio, davanti a 30 persone, che spettacolo. E io, a Davide l'avevo già avvisato che avrei perso tutte le partite, ma l'avevo già avvisato, lui ha detto tranquillo, fortunatamente. Quindi, una partita, adesso sopra le 5600 coppe, riusciamo a vincerla? Adesso provo a concentrarmi al massimo, ragazzi, provo a concentrarmi al massimo, cosa che di solito non faccio quando gioco a Clash Royale, però ci proviamo. Ok, ragazzi, no, capirai. Contro Son Goku. Contro Son Goku. Contro Goku non ci abbiamo possibilità, abbiamo perso contro le persone normali, adesso pensiamo di vincere contro Son Goku. Vabbè, comunque, andiamo di lapide. Oddio, tutti con sto cavaliere, mamma mia, raga. Vediamo se gli gioca qualcosa dietro, ma non penso. Gioca di là. Vabbè, ho capito, che cavolo. Ah, il coso, il domatore è andato comunque sulla lapide. Vabbè, meglio per. C'ha lo stesso deck di quello di prima, ragazzi. C'ha lo stesso deck di quello di prima. E più o meno contro il secondo, no. Il secondo ci ha proprio aperto in due. Però contro. Ah, no, non c'ha lo stesso deck. C'ha le carte simili, però la Torre Inferno il primo non ce l'aveva. No, non mi va di utilizzare le frecce perché non servono. Ok, ho fatto bene a tenerle. E niente, lui purtroppo con la Torre Inferno ci creerà grossi problemi. Giriamo un pochettino il deck con gli scheletri. Ora. Ora è un bel problema. Questo qui è un bel problema. Perché c'ha il deck differente e c'ha il deck molto più veloce, molto più veloce. Andiamo un po' così di mongolfiera, giusto come dico sempre io per non saperne leggere né scrivere. E forse non abbiamo fatto male, eh. E vabbè, dai, non mi puoi prendere in giro così, però.
Questa è, cioè, una trollata proprio clamorosa. All'ultimo ha piazzato la Torre Inferno. È arrivata sotto torre la mongolfiera. Ma dai. Vabbè, ancora non gli abbiamo toccato torre. No, ma 37, 38 persone. Ragazzi, ma non posso giocare davanti tutta sta gente. Che poi, vabbè, tra l'altro il video lo vedrete migliaia e migliaia. Però è diverso, perché qui è tutto in live. Tra l'altro sta per scattare il minuto finale. Teoricamente nel minuto finale le partite cambiano. Però, se già si parte così, capite bene che. Allora, qui te la vengo subito a prendere la principessa perché mi ha rotto le scatole. Lì lo spiritello de. No! Ma tutti con l'orda, ma che cos'è? No, tutti con l'orda no, tutti con l'orda no. Venite sulla mongolfiera, piccoli angeli. Ok, abbiamo distratti. E in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Ora. Lui ci rompe proprio tanto con sta cavolo di principessa, raga. Ma. Vabbè. Ogni volta che ci carica con tutta sta roba non è bello, eh. Non è bello per niente. Sì, ciao. Ma come. Cioè, ma. No, 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 raga, cioè, no, no. È una cosa bruttissima, è una cosa bruttissima, raga. Cioè, proprio il livello a queste coppe. Cioè, dire che alto è poco. Dire che alto è molto poco. Neanche la fulmine si sì, è partita all'ultimo. Direi di fermarci qui. Tra l'altro, l'ultima partita neanche sono riuscito a prendere una torre. Lui, ovviamente, le partite di prima le ha vinte, giustamente. Voglio vedere un deck veloce contro cui ha giocato, ragazzi, per vedere come si comporta contro sti deck veloci. Infatti, qui ha incontrato un altro deck veloce e ha perso. Qui un deck simile. Ok, contro questo e ci ha vinto. Contro questo ci ha vinto, raga. No, voglio vedere più che altro perché ogni volta mi giocano tutta quella roba e avete visto proprio non avevo le carte per contrastarlo. Quindi sicuramente, come tante volte me la ragiono anch'io alle mie coppe, quindi pensate qui, invece di difendermi riparto. Quindi molto spesso, che ne so, se giocano il gigante io gioco il mastino per ripartire. Il problema è che in questi casi io non c'avevo proprio la possibilità di giocare nulla. Perché col mastino poi mi aprivano in due, perché con tutta quella cosa, tutta quella roba rapida, soprattutto di terra, mi aprivano veramente in due. Ora, vediamo un po' contro di questo che ha la principessa, il deck, anche la Torre Inferno, la Gang di Goblin, il deck molto simile a quello che ho incontrato io, come si comporta. Ora, ha aspettato che la principessa targettasse la. Qua ha fatto una genialata, perché ha aspettato che la principessa targettasse la lapide. Per mandare gli scheletrini contro la lapide. E a me queste genialate, raga, assolutamente non mi vengono perché non mi verranno mai. Me ci devo mettere sotto perché su Clash Royale ci gioco, ma fino a un certo punto mi ci devo mettere sotto invece. Ok, va bene, va bene, va bene. E già ho imparato qualcosa, già ho imparato qualcosa. Perché io, per esempio, giocavo prima la lapide per far targettare la principessa, la lapide. Ok, comunque qui. Per adesso è in netto svantaggio, quindi comunque sia è più o meno nella mia situazione, cioè nel senso io prima sono stato sempre in svantaggio praticamente. Ora gli gioco una Torre Inferno e sta partita non l'ho assolutamente vista prima, però vi butto lì una chiave di lettura. Gli fa giocare. Ah no, ok, niente, stavo scherzando. Io spesso con questo deck, quando incontro le Torri Inferno, gioco il mastino senza la mongolfiera. Gli butto giù la Torre Inferno e poi gli gioco la mongolfiera. Il problema in questo caso, nella mia partita più che altro, qual è stato? Che purtroppo non gli buttavo giù la Torre Inferno. Quando giocavo il mastino e il mega sgarro dietro, non arrivavo mai sotto la Torre Inferno. E quello è un problema. Ora ci sta il per due di Elisir e sicuramente la partita cambia. È sempre così, sempre, sempre così. Comunque, gang di goblin. Eh sì, barile goblin, minatore con la veleno è veramente una rottura. Veramente una rottura. Ovviamente adesso gli ripartirà con mastino e mongolfiera e gli farà tanto male, sicuramente. E via. Sicuramente, però raga, già il fatto che sono riuscito a fare due corone in due partite, boh, sì, mo mi sicuramente sotto nei commenti ci saranno tutti i fenomeni di Clash Royale, che magari starete a 2500-3000 coppe e mi prenderete in giro a me, però vabbè, perché succede anche nei miei video, però vabbè, cioè col mio account, scusate, però vabbè, ci sta. E niente, come ha fatto a recuperare sta partita? Ma me lo spiegate come ha fatto a recuperare sta partita che qua aveva perso praticamente? No, non ci credo, non ci. No, con la bomba. Quindi comunque se l'è giocata bene, perché se l'è giocata bene, però abbiamo avuto la conferma che comunque contro questi deck veloci
questo deck col mastino e mongolfiera fa fatica, quindi diciamo posso essere tra virgolette perdonato nella prima e nella terza partita perché avevano deck molto simili a questo qui. Quindi dai, alla fine ci sta, su. Comunque, qui gli riparte nuovamente col mastino, con gli sgherri, ok, ci sta, che quindi si difende anche con le frecce dal barile goblin. Poi gli sgherri fanno un po' di tutto perché fanno fuori un po' tutto perché questa volta il suo avversario non ha giocato l'aveleno e quindi hanno potuto difendere. Qui gioca la mongolfiera, ovviamente lì l'avrei fatto anche io. Gioca l'aveleno per difendersi, però contro mega sgherro e mongolfiera ci fai poco con l'aveleno. Infatti qui gli ha fatto un sacco di danno. Manca veramente poco. Manca veramente poco. E come ha fatto a fargli le due corna? L'ha vinta la partita. Io ho aperto sto replay perché ha vinto la partita. No, non mi dire che ci arriva. Non mi No, che pollo questo! Che pollo questo! No, raga, poi all'ultimo. Che pollo questo! Invece di difendersi con la torre inferno ha provato a vincere un barile goblin e minatore. Ma vedi la mongolfiera che arriva sotto torre? Ma difenditi! Vabbè, comunque, raga, ha vinto. All'ultimo se l'è giocata benissimo perché già che ha fatto quella genialata con la lapide merita tutto, quindi ovviamente faccio ovviamente ancora i complimenti a Davide per tutte le coppe che adesso io gli ho perso giustamente. Però comunque contro questi deck, quelli che soprattutto ho beccato io, ad esempio questo qui velocissimo col domatore e anche quest'altro velocissimo col domatore, non veramente non avevo modo di contrastare. La seconda partita ho fatto tante cavolate. La seconda partita me la potevo giocare nettamente meglio. Ci ha detto male anche per il moschettiere che per due volte è rimasto con un chicco di vita che, mamma mia. Però la prima e l'ultima partita, secondo me, non potevo proprio fare niente. Soprattutto perché sto giocando contro player che, cioè, raga, sopra le 5500 coppe. Cioè, 1600 coppe sopra le mie. Cioè, sono un infinito. Anzi, 1700 coppe sopra le mie. Sono un'infinità. Comunque, io ringrazio ancora una volta Davide per l'opportunità che mi ha dato di giocare col suo account. Non sembra, ma mi sono divertito a giocare contro i player così forti. Vi ricordi 10.000 like per far giocare anche mio padre, anche se sì, cioè sarà un completo fallimento. Infatti, gli farò fare giusto due partite così, tanto per divertirsi, vabbè. E niente, appunto, a 10.000 like uscirà questo video con mio padre. Ringrazio ancora una volta Davide. Un bel hashtag dai e papà Gigi. E vabbè. Per me è tutto, e noi ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, raga.